Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 26 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Logica contro intuito 2-2. La partita oggi in gioco tra l'intuito della Luna nel vostro segno e Saturno allo zenith in quadratura, si risolve con una patta, anche se un leggero vantaggio per voi sarebbe innegabile, almeno sul piano astrale. Dalla vostra parte, infatti, contate sul sestile dell'acquatico Nettuno e sul trigono nel magnetico Plutone in segno di terra come il vostro, che colora le vostre fantasie di un bell'amaranto erotizzante. Solo il vecchio dio del tempo continua a raccomandarvi di piantare i piedi per terra, mantenendo i vostri sogni entro i confini della fattibilità. Inutile sprecare energia in voli pindarici, con Urano nel segno, imprevedibile come un terremoto, la caduta dall'alto sarebbe dolorosa. Quasi fatale. Basta così, di titoloni drammatici sui tabloid ce ne sono abbastanza senza che vi ci mettiate anche a voi a suscitarne di nuovi. Godetevi il mare o la montagna senza esporvi a rischi inutili, una passeggiata o una nuotata rilassante faranno al caso vostro. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigi e malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. Momenti di leggerezza e di spensieratezza, in serata i nati di lunedì, giovedì e domenica gioveranno di momenti intensi di tenerezza. Bene anche il fronte economico che, pur non del tutto soddisfacente, non vi darà occasione di preoccupazione. Oggi è una buona giornata per lo shopping, anche se economicamente dovrete fare attenzione, tuttavia il piacere di una passeggiata per negozi e rientrare con alcuni pacchetti tra le mani contribuirà al vostro umore. Oggi è un giorno di piccole rinunce, prima tra le quali quella di esprimere le proprie idee a tutti i costi. Ma anche sul lato economico potreste pensare di snellire le vostre spese. Alcune vostre amicizie sono ampiamente critiche nei confronti di alcune scelte che avete fatto di recente, alcune di queste potrebbero procurarvi dei danni. Sarà bene che vi spiegate presto. Fate del vostro meglio per migliorare la situazione economica, presto Giove illuminerà il vostro cielo e si disporrà in posizione favorevole. Alcune coppie oggi trascorreranno dei momenti magici, anche se per i nati nei giorni di lunedì, martedì e venerdì potrebbero esserci piccole incrinazioni nel rapporto e qualche seccatura di troppo. Venere in buona posizione però decide di nascondersi per questi ultimi, ma giusto per farvi soffrire un po', solo un po'. Mattinata senza nessuna pretesa, soprattutto in amore. Nel primo pomeriggio però la situazione si potrebbe capovolgere del tutto e, soprattutto per i single, riservare delle note effervescenti che fanno ben sperare per la serata. Buone notizie. Incontri interessanti. Sarai allegro. Serata piacevole. Se sei studente, insegnante o prete, sarai particolarmente favorito. Non piangete sul latte versato e pensate a ricostruire ciò che si è rotto. Siete ancora in tempo. Possibili entrate di denaro attese da tempo. Potete dare spazio a dei progetti che avete in mente e potete liberamente parlarne con chi vi è vicino, in quanto potrete trovare in loro, oltre che dei consigli, anche un appoggio morale se sarete fortunati anche economico. Il vostro fascino sarà irresistibile. In amore, invece, sarete al top del fascino e della capacità di seduzione, nessuna preda potrà sfuggirvi. Si apre una giornata di positive novità che vi alleggeriranno alcune normali incombenze quotidiane. Il sole, parte attiva, diurna, maschile e volitiva della personalità, transita in angolo per voi favorevole, dal segno intuitivo del cancro. Potete impossessarvi oggi, con la vostra tipica attenzione al dettaglio illuminante, di elementi della realtà che in passato vi erano sfuggiti. Anche Mercurio, pianeta dell'intelletto, vi guarda benevolo dai buon vicini gemelli. Si innalza il livello della vostra intelligenza e, specie se appartenete alla seconda decade, vi facilita molte situazioni nel settore familiare e relazionale in genere.
Il segno del toro deve ritrovare serenità e magari anche prendersi qualche giorno di vacanza, lontani dalle preoccupazioni e pensare ad un autunno di recupero, è importante. Con alcuni segni zodiacali c'è stato un momento di crisi, non diciamo di disattenzione ma di lieve incertezza, ad esempio con la bilancia, cancro e qualche volta capricorno. Questo fine settimana vi rende più tranquillo nelle vostre azioni. È vero che le cose fatte per proprio conto sono sicuramente migliori di quelle fatte da altri, ma talvolta demandare è necessario e soprattutto, conveniente, perché ci sono parecchie variabili che non si possono valutare da soli. Insomma, probabilmente potreste avere qualche piccolo risultato in meno, ma riuscireste ad organizzarvi meglio e la vostra salute ne gioverebbe. Dunque perché rinunciarci? Per orgoglio? Luna amica nel vostro segno, buona amica di Plutone e di Nettuno, dunque sul fronte natura siete in una botte di ferro. Saturno alto nel cielo in quadratura, però, ricorda i grossi pasticci nei quali l'umanità si è messa, con l'iperproduttività, il consumismo, l'abuso di energia elettrica e di carburante. E ora che la natura si sta ribellando, che fare? Voi che dal canto vostro l'amate appassionatamente e oltre al pollice verde avete anche il cuore, farete il possibile per salvarla anche con qualche rinuncia. Amore ed Eros. Rapporti sereni con tutti, tornerete ad apprezzare la poesia delle piccole cose cantata dai poeti crepuscolari, l'uccellino sul ramo, i fiori che spuntano in terrazza, qualche delizia culinaria di vostra invenzione. In famiglia vi sentirete sereni e rilassati. La coppia sarà un viaggetto nel giardino dell'Eden. Cari Toro, qualche piccolo problema a causa dell'amore. Non fatevi prendere dall'ansia e dal panico, non ne vale la pena. Meglio mantenere la calma. Si tratta di discussioni risolvibili. Sul lavoro potrebbero esserci incomprensioni. Alcune iniziative molto interessanti da parte del vostro partner potranno vivacizzare il rapporto con nuovi interessi da condividere in maniera piacevole. Amerete molto questo suo aspetto più dinamico. Non vi abbandona un fluido Nettuno nel segno del suo domicilio, i Pesci, che si sposa alla perfezione con il Toro, regalandovi una giornata di intensa corrispondenza amorosa con la vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di maggio. Non scordiamo Giove Ariete, in posizione felice per voi. Collabora ad incendiare passioni indimenticabili, tingendole di romanticismo se siete nati tra il 21 e il 24 di aprile. Lavoro e denaro? La montagna va benone, il mare meglio ancora, visto che è la giornata mondiale del marittimo. Trascorretevelo dove vi pare questo domenica, ma a una condizione, oggi non si fatica e soprattutto bisogna prestare attenzione a non farsi male. Ipersensibili ma anche facilmente distratti rischiate passi falsi e capitomboli. Nervosismo anche per chi rimane in città, peggio ancora di turno lavoro o improprio, sperando che la clientela sia garbata più di quanto non siate voi. Basta un non nulla per farvi saltare la mosca al naso, ma di questi tempi farsi cattiva pubblicità è vera follia. Oggi limiti non esistono. Il sentiero in cui vi trovate è comodo poiché è quello con cui avete più familiarità. Ma se continuate ad andare sul sicuro non guarderete mai seriamente alle opportunità che vi circondano. Grinta vitale e capacità di difendere le vostre prerogative, sono questi gli ingredienti che mettete a disposizione per mostrare in ufficio quanto valete. La vostra timidezza sembra essere del tutto scomparsa. Benessere. Tensione nervosa alle stelle, insonnia, fitti. Troppo forte l'influsso di Urano isterico e della Luna iperemotiva, potentissima nel vostro segno. La vostra sensibilità vi trasforma in antenne ricetrasmittenti, dovreste provare ad esercitare la pranoterapia, darvi alla lettura dei tarocchi o alle arti magiche. Se guardi da vicino come ti rapporti con persone, familiari, amici, colleghi o potenziali partner di ogni tipo, scopri che stai agendo e reagendo in maniera intuitiva. Oggi godite un po' di caffeina, te la sei meritata. Per lei, quando leggete strizzate gli occhi, dando la colpa alla luce violenta d'estate. Può darsi, ma invece di prendervela con le stagioni lunedì premuratevi di fissare un appuntamento dall'oculista.
Per lui, ringraziate l'amico che vi ha instradati su cammini meditativi interiori. Ma non trattatelo come un guru, anche lui è alla ricerca, proprio come voi. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.